Abbiamo visto come le vibrazioni influenzino la scelta nella selezione di un giunto meccanico. Estendiamo queste tecniche d'analisi ad un albero e vediamo cosa possiamo ottenere. Partiamo da un sistema semplice, costituito da un motore, un giunto e un albero, supportato da dei cuscinetti. Entrando nel merito di quest'ultimi, sezioniamoli per osservare la loro configurazione. A sinistra abbiamo una doppia coppia di cuscinetti obliqui a sfere, in configurazione a U. A destra, un cuscinetto a sfere radiale. Questa scelta nasce dall'esigenza di supportare carichi combinati assiali radiali per il primo banco, a cui si applica un precarico. Il cuscinetto radiale ha invece un grado di libertà in più, sostenendo solo carichi radiali, permettendo lo scorrimento dell'albero. Sostituiamo allo schema della trasmissione un modello semplificato, a cui applichiamo al centro il peso dell'albero stesso. Prima di proseguire, definiamo le condizioni di lavoro e validità del modello. In prima battuta, avendo una cerniera come vincolo sinistro e carrello a destra, possiamo affermare che in presenza di un corpo rigido il sistema è isostatico. L'albero è supposto elastico e vale pertanto la legge di Hooke. Anche la sua geometria è bilanciata rispetto all'asse di rotazione, passante per il centro dei cuscinetti. Se trascuriamo gli spallamenti e sedi cuscinetto, possiamo intendere la sezione dell'albero uniforme su tutta la sua lunghezza. Ipotizziamo un moto uniforme e non consideriamo transitori di velocità. Infine, ricordiamo che il modello è inteso lineare, con tutti i limiti del caso. Definiamo un po' più nel dettaglio gli elementi dello schema. Abbiamo quindi una forza P, la forza peso dell'albero, posta al centro tra i punti A e B. Togliamo gli elementi grafici dei vincoli e sostituiamoli con le relative reazioni verticali. Evidenziamo la flessione che si discosterà dall'asse originale di un certo delta. Stabilita la convenzione sui segni e da quale punto partiamo con lo studio, scriviamo il sistema delle equazioni cardinali della statica. La componente orizzontale è in questa circostanza trascurabile. Otteniamo i valori delle reazioni e calcoliamo il momento flettente in A, in funzione della posizione Z. La freccia massima è ricavabile tramite questa integrale. Il risultato ultimo dipenderà quindi dalle geometrie e caratteristiche elastiche del materiale. A questo punto conosciamo l'effetto del peso sulla struttura e l'entità della freccia massima. Poniamo attenzione alla sezione dell'albero. A causa della flessione notiamo un discostamento tra l'asse orizzontale e l'asse passante per il centro di massa. Di conseguenza avremo un'eccentricità pari a delta max. L'analogia tra questo modello e quello dell'oscillatore armonico è tale per cui è calcolabile una pulsazione naturale. Se questa grandezza è definibile tramite il rapporto di G e della freccia massima, possiamo effettuare le dovute sostituzioni e procedere col calcolo. I grande è il momento di inerzia della sezione circolare, della quale conosciamo il raggio. Anche la stessa massa della barra è esprimibile sotto forma di parametri geometrici, raggio, lunghezza e densità del materiale. Manipolando il rapporto e riordinando l'espressione, otteniamo una rappresentazione semplificata della relazione. Un ultimo passaggio ci permette di suddividere in due fattori tutti i parametri coinvolti. Il primo dipenderà unicamente dalla geometria, il secondo invece dalle caratteristiche del materiale impiegato. Diamo un ordine di grandezza al modello
e quantifichiamo i parametri. Nel nostro caso l'albero sarà lungo 341 mm, diametro 42 mm e il materiale proposto è un C45 con modulo elastico e densità indicati in elenco. Essendo 2R il diametro, possiamo inserire direttamente il dato nel modello. Ponendo le dovute cautele alle unità di misura, compiliamo l'espressione. Il valore di pulsazione ottenuto è di 6651,8 radianti al secondo, pari a 41,8 kHz o 63.520 giri al minuto. Se confrontiamo quest'ultima informazione con i dati di targa del motore, il quale ha una velocità massima di 6.700 giri al minuto, vediamo che il loro rapporto è circa 9,5. Un risultato di questa entità è ben maggiore di 2, che è il valore minimo accettabile per evitare fenomeni di risonanza. A corollario di quanto detto, ricordiamo che in questo studio ipotizziamo trascurabile il contributo dei cuscinetti e immaginiamo che il giunto isoli perfettamente l'albero da altre azioni esterne di disturbo. Entriamo nel merito dei fattori della pulsazione naturale, concentrandoci prima sul materiale utilizzato e poi sulle proprietà geometriche. Prendiamo in esame quattro materiali: acciaio C45, una lega di alluminio, titanio e fibra di carbonio. Per ciascun materiale elenchiamo modulo di elasticità longitudinale e densità. Calcoliamo quindi per ciascuno il rapporto sotto radice del modulo di elasticità e densità. Vediamo subito che per i primi tre materiali il valore non si discosta più di tanto, mentre invece la fibra di carbonio è più del doppio rispetto agli altri. In altre parole, un albero in fibra di carbonio ha, a parità di condizioni, una pulsazione di risonanza doppia rispetto alle tre leghe metalliche. Diamo ora un'occhiata alle geometrie dell'albero. A denominatore del primo fattore abbiamo il quadrato della lunghezza. Se potessimo giocare su questo parametro diminuendolo, dimezzandolo ad esempio, vedremmo che il fattore di scala varierebbe anch'esso col quadrato rispetto alla lunghezza originaria. La variazione della lunghezza è di fatto l'azione di maggior rilevanza nel modificare la pulsazione. A numeratore abbiamo il diametro, che, come si può facilmente notare, ha un'influenza lineare sul valore di pulsazione, non essendo elevato a nessun esponente. Approfondiamo per un attimo la questione sezione e vediamo cosa è possibile fare in termini geometrici. Ipotizziamo di sostituire un albero a sezione piena con uno cavo. Identifichiamo quindi un diametro interno e uno esterno. Sottoponiamo nuovamente la struttura al carico, dato dal peso. Riprendiamo in mano la formula sulla pulsazione naturale e aggiorniamo il momento di inerzia e il calcolo della massa per un albero a sezione cava. Inseriamo i dati e operiamo le opportune semplificazioni. Utilizzando conoscenze elementari di algebra, applichiamo le riduzioni ai raggi. Ciò che otteniamo è una nuova relazione, costituita sempre da due fattori, uno geometrico, l'altro legato al materiale. Sotto la prima radice abbiamo la somma dei quadrati dei raggi, interno ed esterno. Se per esperimento mentale provassimo a farli coincidere, e quindi ad avere un albero costituito da un guscio infinitesimale, otterremmo un risultato interessante. Di fatto ritroviamo la pulsazione naturale di un albero pieno, ma incrementata di circa il 41%. Questo risultato è puramente teorico, per evidenti limiti fisici, ma ciò che traspare è un miglioramento delle prestazioni, a fronte di un minore impiego di materiale. Va da sé che per un'applicazione pratica dovremo tenere uno spessore minimo che consenta l'alloggiamento di altri organi meccanici, come cuscinetti, giunti o calettatori. Non ultimo, le eventuali lavorazioni per rendere cava la sezione possono introdurre asimmetrie o sbilanciamenti che a loro volta inducono ulteriori vibrazioni.
All'inizio dello studio si è supposto avere un albero bilanciato, con sezione uniforme. Non di rado sono riscontrabili sollecitazioni esterne, dovute ad esempio a ruote dentate, cinghie, catene, rulli o qualsivoglia elemento di trasmissione del moto. Oltre a queste, sono presenti azioni interne, indotte da trattamenti termici, come ad esempio la tempra, o a deformazioni residue per lavorazioni con deformazione plastica del materiale, ad esempio la rullatura. Tutto questo va tenuto conto in fase progettuale e segnalato tramite opportune indicazioni. Qualora la complessità del problema sia tale che uno studio analitico sia estremamente complicato, è necessario passare ad un approccio numerico. Discretizzando la struttura in più elementi, implementiamo un'analisi modale, ricavando le dovute equazioni matriciali che descrivono il sistema nel suo complesso. Non ci addentreremo nel merito dell'argomento, che richiederebbe una più profonda trattazione. In sintesi, ipotizzando accettabile un modello analitico isostatico, come quello di una trave tra due vincoli, possiamo ricavare la pulsazione naturale in base alle geometrie dell'albero e le caratteristiche del materiale. L'equazione ricavabile consente di trovare un singolo valore che, sebbene non esatto, ci dà un'idea dell'entità del problema. Qualora invece le ipotesi semplificative non siano accettabili, dovremo passare ad un modello numerico. I risultati ottenibili sono, a fronte di una corretta formulazione, più accurati dei precedenti, ma richiedono una notevole capacità computazionale, deputata in genere a software specifici. È possibile attaccare in prima battuta il problema analiticamente e affinare in via numerica i risultati ottenuti, integrando le due metodologie.